Tempi burrascosi. Favola musicale di Nicola Campogrande su testo di Dario Voltolini. Ouverture per riscaldare le orecchie. Che cosa significa fare senza? Come può un manager o un imprenditore ottenere un risultato soddisfacente in un contesto di risorse scarse? In che modo l'arte può essere d'aiuto alle nostre pratiche professionali? Nella meravigliosa cornice della Casa Museo Bagatti Valsecchi di Milano, Art for Business e CFMT hanno dato vita alla prima edizione di Art for Business Lecture, l'arte di fare senza, davanti a una platea attenta di manager e imprenditori. Una serata ispirativa e formativa di musica e parole che, a partire dall'esperienza del compositore Nicola Campogrande, ha offerto una riflessione sul valore generato dal saper fare senza, un'opportunità per scoprire le risorse che risiedono in noi e nei nostri collaboratori. Nicola Campogrande ha raccontato come ha sperimentato l'arte di fare senza quando si è trovato a ripensare un'opera scritta per un'orchestra al completo in un componimento per voce recitante, pianoforte e percussioni. Che cosa accade quando devi fare a meno di 40 elementi? Improvvisamente scopri che un musicista riesce a fare cose fino a quel momento mai esplorate, capisci che i ruoli si possono alternare e che i passaggi più difficili da gestire con l'orchestra diventano più agili in un'intesa a due. Valorizzi le passioni nascoste, offri ai tuoi collaboratori l'opportunità di provare nuove soluzioni. Questo assomiglia per molti aspetti a quello che fa il manager che oggi è chiamato a valorizzare risorse sempre più scarse. Mettere da parte le competenze verticali per far emergere le vocazioni di ciascun collaboratore, sperimentare nuove configurazioni, alternare i ruoli per continuare a generare valore. Questi sono solo alcuni degli aspetti affrontati durante la lecture condotta da Leonardo Previ, presidente di Trivio Quadrivio, insieme al compositore Nicola Campogrande, per leggere in chiave organizzativa e mettere a terra alcuni dei temi offerti dalla musica.